Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente. Scopriremo tante nuove, importanti voci, tanta nuova musica, ma scopriremo anche tanti aneddoti e tante storie che davvero vale la pena di raccontare. E sono certo che tra quelle voci si nasconda proprio la voce di un futuro neanche troppo lontano. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Ovviamente salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e ricordiamo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, In Diffusione è generatore di opportunità. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Giombagram, iscrivetemi dalla posta privata, lì otterrete tutti i dettagli. Stessa cosa se siete un ufficio stampa o rappresentate un artista, siete un'etichetta discografica di uno o più artisti o addirittura anche delle band, la stessa cosa, scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E come sempre dico, diamo voce alle nuove voci. Suoni nuovi. Bene, bene, cari amici, cominciamo subito la nostra puntata con la nostra prima ospite. È un piacere per me avere in collegamento Patrizia Cirulli. Ciao Patrizia, benvenuta a Suoni Nuovi. Ciao, ciao, grazie. Grazie a te, grazie a te. Con Patrizia... faremo un viaggio molto spettacolare, davvero un viaggio particolare, ecco, questo era il termine che volevo, un viaggio che ci porta nell'arte, ci porta nella cultura, tocca le poesie di Edoardo in musica, insomma un viaggio davvero spettacolare che faremo insieme proprio alla nostra amica Patrizia. Però Patrizia, volevo cominciare dall'inizio, dagli esordi. Come si avvicina Patrizia al mondo dell'arte? Come è nato tutto? Raccontaci. Ma guarda, è stato un po' comunque un incontro in generalità, nel senso che da piccola, fai conto, tipo 3-4 anni, l'età in cui si va alla scuola materna, all'asilo, no? Mm-hmm. E ti dico, mi sono fatta in qualche modo ritirare, perché ne inventavo, così mi raccontava mia mamma, ne inventavo una ogni giorno per non andare, perché volevo stare a casa a giocare con i dischi. Il mio gioco preferito era ascoltare la musica, ascoltare i dischi. Bellissimo. E infatti mi sdraiavo per terra, mi mettevo vicino alle casse dello stereo, sai, per cosa voler entrare, no? In quella casa, quella cosa, uno strumento magico, dice, da lì esce questo suono, questa cosa. E ricordo questa cosa, che giocavo proprio in quel modo lì, con le copertine dei dischi, le guardavo, i colori, le cose. E questa attrazione, ti dico, è nata in quel periodo lì. Poi ho iniziato, come dire, ad andare a scuola di canto, di musica, verso l'adolescenza, sai, no? Ai 12-15 anni, quando inizi, dice, ma tu cosa vuoi fare? Non so, vuoi andare a tennis, a nuoto, le cose, io voglio suonare, cantare, quindi ho iniziato a fare scuole di musica. Mm-hmm. E poi da lì, come puoi immaginare, è un po' un percorso che si è sviluppato, nel senso che è un po' costruire nel tempo, scoprire le cose piano piano, quindi prime esibizioni, primi contatti col mondo della discografia, tutto un percorso che forse oggi, nel senso, i ragazzi, quelli, non so, di 17, 18, 19 anni non hanno più, in qualche modo, no? Perché esatto, sì, sì. È cambiata la società, è cambiato il modo, adesso ci sono questi programmi televisivi, le case discografiche non fanno più il lavoro di una volta, e in qualche modo ho iniziato, insomma, quindi primo contratto importante, diciamo, con Angelo Carrara, che è stato uno storico produttore di tanti grandi artisti, da Battiato a Finardi, a Bertoli, a Ligabue, più ne metta, insomma,
ho avuto questo privilegio, il primo contratto discografico editoriale è stato con lui, quindi le prime pubblicazioni, poi ho fatto tanti festival di musica d'autore, tanti premi, premio Bianca da Ponte, l'Isola che non c'era, il premio Quindi, ecco, tutti quei festival della fascia, diciamo, della cosiddetta musica d'autore, italiana. Certo. E poi ho iniziato a pubblicare i dischi, cioè gli album proprio, questo poi arriveremo, ho pubblicato il mio quarto album, e si è snodato un po', in modo poi un po' anche autonomo, perché poi quando si è esaurito, diciamo, per esempio questo rapporto con questo produttore discografico di cui ti parlavo, Carrara, ho poi continuato da sola, in qualche modo, a fare le cose da sola, un po' con la mia testa, cosa che ho sempre fatto, però quando ti devi relazionare con un'altra... con altri devi poi in qualche modo rendere conto, no? Certo. E quando si è chiuso questo rapporto lavorativo, ho iniziato a fare le canzoni proprio da cantautrice, lo facevo anche prima, però decidendo io proprio che cosa fare. E giustamente, per carità, le case discografiche spesso ti indirizzano, no? Perché comunque devono creare dei prodotti da vendere. Logico. E ecco, è tutto comprensibile. Chiaro. Però io ho sempre seguito più la mia natura, il mio sentire, il mio... Sai, quando il cuore ti dice vai di qua e non andare di là. Beh, ma vedi, è una questione di affinità elettive. Già quando tu da piccola mi racconti, io volevo entrare dentro le casse dell'hi-fi, bravo, perché da lì... Quelle sono affinità elettive e, insomma, tu dimostri di non esserti mai svilita alle logiche commerciali, ma di essere rimasta la Patrizia di sempre, insomma. Assolutamente, proprio così. E che appunto, quando tu scegli di seguire la tua strada, diciamo così, è più complicato in qualche modo, perché ci sono strade un po' più facili da seguire. Certo. Anche nella musica, insomma, in cui magari si può, non ti dico arrivare al successo, però comunque ottenere dei risultati un po' più facilmente, tra virgolette. Mm-hmm. Ma ho sempre preferito fare, ma ti spiego perché anche le esperienze insegnano, quando se tu fai una cosa e poi questa cosa non funziona, non va bene o insomma non raggiunge magari i risultati sperati, se hai sbagliato tu, sempre sbagliato tra virgolette, perché è sempre un'esperienza comunque. Chiaro. Il referente di te stesso sei tu. Certo. Se le cose non vanno come devono andare, perché tu ci hai portato qualcun altro, allora lì forse ci rimani un po' male, ti arrabbi un po', ecco, dici ma no. ecco, ma la vedi vedo cosa, un po' così. Ma vedi cosa, Patrizia? Questa è una tematica che torna spesso all'interno delle puntate. Io credo fondamentalmente una cosa, ti parlo a mia volta, ancora prima che da speaker, da cantautore. Io credo che il pubblico, tendenzialmente, questa è una cosa che molti dimenticano, non è cretino. Cioè il pubblico, se tu, cantautore, cantautrice, usi dei mezzucci per arrivare al successo, usi le scorciatoie, usi il brano che entra in testa in ottica commerciale, il loop travolgente, eccetera, eccetera, la gente non è stupida, se ne accorge. Questa è una cosa che spesso viene data per, così, non voglio dire per assodata, per carità di Dio, ma sicuramente in molti, soprattutto come dicevi giustamente tu, ci sono strade magari anche più brevi, ma io preferisco scalare la montagna con le unghie e farmi male, però dire almeno, il bello. È quello che volevo fare, esatto. Sono arrivata in vetta, non ho più né mani né gambe, ma ci sono arrivata da sola, però, quantomeno. Assolutamente bella, diciamo, questa cosa, senza le mani nelle gambe, perfetto. Dico, rende l'idea, scusa, rende assolutamente l'idea. della fatica. Bravo, esatto. Sì, sì, sì. Patrizia, voglio fare una piccola digressione, ma molto importante. Volevo insieme a te ricordare una persona che ha definito la tua voce insolita e straordinaria. Stiamo parlando del grande
nostro amico di tutti gli italiani, Lucio Dalla, che tra l'altro ha compiuto proprio pochi giorni fa, avrebbe compiuto, io ne parlo ancora come se fosse tra di certo. noi, avrebbe certo. compiuto 80 anni. Che ricordo hai di Lucio? Ma è bellissimo, nel senso che c'è stato questo incontro, una persona, vedi i grandi come sono, i grandi veri, sono umili, brava, sono alla mano, brava, sono persone semplici, e lui era questo, cioè era questa grande umanità che viene fuori subito, e niente di artefatto, totalmente naturale, e questa è la bellezza secondo me. E quindi sì, disse queste cose, sono onorata, e figurati, io ho un colore di voce molto, molto scuro, particolare, sono un contralto del registro più basso nella tonalità di canto femminile. Chiaro. E lui rimase molto positivamente impressionato, perché appunto essendo un colore raro, no, nella voce femminile, tanto che citò Nina Simone, perché lei aveva questo tipo scuro, no? Di voce scura, certo. Dice, mi ricorda la Nina Simone, dice, beh, quello è, siamo già nell'Olimpo degli dèi, però posso solo che ringraziare, certo. Ovviamente dico sempre, secondo me si riferiva al colore di voce, però ti dico, è la stessa cosa che mi disse la mia prima insegnante di canto, quando avevo 15 anni, Eloisa Francia, mi disse proprio questo, dice, mi ricorda, tua voce mi ricorda il timbro di Nina Simone, perché sono voci un po' rare, no? Da trovare, certo, nelle donne. Certo. E quindi niente, ti dico, sono una grande, grande gioia e gratitudine. Assolutamente. E quindi ho un ottimo ricordo. Assolutamente. Tra l'altro, Lucio, tu mi darai sicuramente ragione in questo, era particolarmente attratto dalle voci più particolari. Ricordiamo per esempio la sua corista storica, che salutiamo, Iskra Menarini, sì, bravissima, che sì, a parte essere veramente spettacolare, ha una voce davvero, sì, unica, quindi Lucio, sì, era, sì, davvero un talent scout in questo senso. è vero. Ricordiamo Lucio, sì, ovunque si trovi. E arriviamo finalmente al tuo lavoro più recente. Ovviamente io dalle tue note leggo cose spettacolari e meravigliose, ma le hai accennate anche tu. Sei stata 3 volte finalista al premio Tenco, 3 volte vincitrice del premio Lunezia, hai collaborato tra gli altri con Sergio Cammariere, Mario Venuti, Fausto Mesolella, Sergio Muniz, Vince Tempera, Pacifico e tanti altri. Ma voglio davvero arrivare, perché mi ha incuriosito moltissimo quando ho conosciuto, proprio ho letto l'abstract delle tue note, fammi peraltro ringraziare Lorenza Nervito di Parole e Dintorni, saluto tutti i ragazzi di Parole e Dintorni che hanno reso possibile proprio questa intervista. Mi è particolarmente piaciuta questa fantasia, le poesie di Edoardo in musica, questo album spettacolare. Com'è nato tutto ciò? È nato da una passione, da un'idea? Raccontaci, raccontaci cosa c'è dietro questo lavoro così particolare. Ok, intanto grazie. No, grazie a te. Allora, sono 10 poesie di Edoardo De Filippo che io ho musicato, ho composto delle musiche e ho trasformato queste poesie in canzoni, vere e proprie canzoni. Ovviamente sono tutte in napoletano. Chiaro. Io sono di Milano, però ho studiato per arrivare alla pronuncia napoletana. E, però da dove parte questo? Bisogna fare un passo indietro, parte da un altro mio album che ho pubblicato nel 2016, che si chiama Mille Baci. Come no? In cui ho musicato poesie di grandi poeti, da Catullo a Quasimodo, ad Annunzio, alla Merini, a Pessoa e tanti altri. Con lo stesso principio, cioè ho composto musiche su questi testi di questi grandi poeti e le ho trasformate in vere e proprie canzoni, del tipo che se tu non sai che quello è un testo di D'Annunzio della Merini, ti ascolti il brano e ti suona come una canzone qualunque. E ti chiedi, ma chi l'ha scritto? Ma è una canzone. Sì, ma chi è l'autore? Uno poi dice, ma... ecco, però uno, ti dico, magari a volte non lo sa, sente una canzone
mi ricordo la prima che avevo musicato era Quasimodo, Forse il cuore. Oh. E la sentirono delle persone, per dire che non avevano ancora capito che si trattava di Quasimodo. Ciao, ma che bella, bellissima tua... Pensavano fosse mio il testo. Che è Quasimodo. Sono rimasti poi scioccati quando gli ho detto, questo è un testo bellissimo, perché quando, se io ti dico, questa è la poesia di D'Annunzio che ho musicato, tu già ti sei magari fatto un film nella testa, no? Perché dici, ah, la poesia, ah, quindi, cioè, fai dei rimandi, no? Ovviamente, no? Le immagini ci rimandano a delle altre immagini. Certo. Magari aggiungendo anche delle valutazioni, e già questo ti fa perdere il criterio oggettivo, per cui se tu ascolti una cosa non sai chi l'ha scritta, ti dici bello, brutto, mi piace, non mi piace, però quando scopri che il testo l'ha scritto un grande poeta, in questo caso per esempio era Quasimodo, è bello, perché e dici non hai nessuna, non eri prevenuto quando hai ascoltato il brano, esatto. Hai capito? Non, esatto. E cosa succede? In quel lavoro lì c'era anche una poesia di Edoardo, la prima che avevo musicato, si chiama Quando parlo con te. Quindi quando io stavo lavorando a quel disco lì, Mille baci, ho trovato anche delle cose su Edoardo, perché sceglievo sempre poeti, le cose che sentivo più vicine a me per poter anche musicarle, trasformarle in canzone, e mi sono... come ti posso dire, innamorata quando ho scoperto le poesie di Edoardo De Filippo. Beh. Tanto che dopo la prima che ho musicato, sempre in quel periodo lì, che era il 2013, ne ho musicate subito altre 9, perché mi è partito proprio il viaggio, capito? Ho trovato questa strada lontana da me, perché appunto il mondo partenopeo io non lo conosco, non sono napoletana, non ho parenti di Napoli, per dire, non ho contatti con quel mondo lì, quindi lontano da questo punto di vista. Però ho sentito una grandissima vicinanza, certo. È successo qualcosa di magico, mi ha portato dentro quel mondo lì, tanto che sono uscite delle creazioni musicali che hanno a che fare con il mondo partenopeo, cioè hanno... Certo. Ti dico, per esempio, ho fatto guarda un concerto a Milano, era il 9 marzo, e ci sono delle persone che poi si sono avvicinate e mi hanno detto, che erano di Milano, quindi magari non capivano tutto il dialetto, eccetera, cioè ci hai portato a Napoli con la musica, e questo è bellissimo, cioè, già solo con la musica ci hai fatto vedere Napoli, e questo per me è una cosa meravigliosa. Per cui è nata lì poi la cosa dell'idea del disco, solo che queste canzoni le avevo già preparate, insomma composte, ma erano nel cassetto dal 2013. Solo una era stata inserita nell'album Mille baci, e poi ho trovato poi le condizioni appunto nel 2020, incontrando Marcello Pedin, che è un musicista straordinario a cui ho affidato la direzione delle registrazioni in studio. Hanno suonato artisti bravissimi, grandi musicisti, e l'abbiamo realizzato proprio come disco, che poi è stato pubblicato da poco, da qualche mese, da Squilibri Editore, e quindi adesso è nato, ecco, è venuto alla luce. Ovviamente devo ringraziare moltissimo la famiglia De Filippo, gli eredi, perché certo. Mi hanno permesso di poter fare questo lavoro. E in prima battuta fu Luca De Filippo nel 2015 a darmi il primo permesso, e li ringrazio profondamente per questo. Tra le altre cose, mi ha particolarmente incuriosito una commissione, un melting pot spettacolare in cui queste poesie si mischiano a sonorità che vanno dal folk, addirittura arrivando a toccare la saudade portoghese, cioè veramente è una esperienza, non voglio dire multisensoriale, però, però comunque che ha assolutamente il suo perché, in originalità sicuramente, e anche
ovviamente in bravura e talento, ma questo lo do chiaramente per assodato. Senti un po', Patrizia, cosa bolle in pentola? Novità, news, aggiornamenti, spoiler, qualche anticipazione? Cosa bolle in pentola? Allora, la cosa diciamo bella per aprile è il concerto a Napoli. Perché l'abbiamo presentato in giro, l'abbiamo fatto in Sicilia, eccetera, ma adesso sono da poco tornata anche da una cosa che ho fatto qualche giorno fa a Palermo, passando anche da Napoli, ma il concerto vero e proprio, diciamo, di presentazione del disco lo faremo il 21 di aprile. Come no? All'Auditorium 900 a Napoli. Via Enrico De Marinis, quindi, 4, ricordiamo. Esatto, sì. E ci sarà Dario Sansone, che è il leader dei Foia, il cantante dei Foia, che ha duettato con me nel brano L'amore che dè, uno dei brani del disco. E molto probabilmente ci sarà anche Fausta Vetere, la grandissima Fausta Vetere, che è la voce storica della nuova compagnia di canto popolare. Anche con lei ho avuto privilegio di fare un duetto nel disco. Davvero molto molto emozionante. Fausta è straordinaria e davvero la ringrazio, sia lei che Dario ovviamente, per questa loro partecipazione. Quindi questo è quello, diciamo, cantare Edoardo a Napoli, insomma, è una grande cosa, un grande anche una bella responsabilità, Responsabilità, esatto, per cui devo anche dirti che sono già usciti tanti articoli, recensioni, è stato accolto molto bene questo disco anche dai napoletani che hanno ascoltato e hanno apprezzato molto, ovviamente, cioè, all'inizio anche magari con diffidenza, perché giustamente sono gelosi della loro lingua, ci mancherebbe, giusto? Chiaro. Però hanno percepito, per quello che ti posso dire che è successo fino adesso, anche Vacca Lebre, il critico del Mattino, ha avuto parole di elogio, perché hanno immagino percepito la passione, insomma, con cui è stato fatto questo lavoro, l'amore, la cura, ecco, mi viene da dire. E questo in qualche modo può forse anche superare il fatto che io non sono di Napoli. Certo. Però ti dico, nel disco c'è l'introduzione nel libretto, che è molto bello, che il suo libro editore cura sempre molto bene i libretti dei dischi che pubblica, in cui c'è una nota introduttiva scritta da Pasquale Chalot, che è un grandissimo musicologo, personaggio proprio di grande spessore della cultura partenopea, che ha avuto anche lui parole di elogio, di molto positive, mi dà in qualche modo il benvenuto. Certo. Dice, c'è questa cosa, dice, che si dice che chi non è di Napoli non può cantare napoletano, dice, però non è sempre così, dice, diamo il benvenuto, dice, benvenuta Patrizia nell'universo partenopeo, perché insomma mi ha dato un po' la patente, se vogliamo, la benedizione, insomma. Sì, e io sono rimasta, ti dico, proprio, cioè, così, senza parole quasi, perché non me l'aspettavo, perché io ero abbastanza terrorizzata in realtà. Certo. Da questa cosa, invece pare, insomma, che sia andata abbastanza bene. Insomma, bene, bene, Patrizia, grazie di vivo cuore per essere stata nostra ospite, davvero, lo dico spesso, però mi piace anche uno stimolo per me che sono da questa parte, quando ho a che fare con artisti davvero completi che hanno veramente una storia da raccontare, che hanno davvero qualcosa di innovativo da presentare, quindi davvero lodi assolutamente. Grazie Daniele, grazie mille. Prima di salutarci, Patrizia, ci puoi ricordare dove ti possiamo ascoltare? Sono presente ovunque, su Facebook, su Instagram, su YouTube, c'è il mio canale, ci sono tutti i video,
c'è anche il video del singolo Fantasia. Come no? Che è una canzone molto gioiosa, mette grande allegria. E poi ovviamente il disco è disponibile in tutti, sia in formato fisico che digitale, su tutti gli store, oppure lo si può trovare, ordinare, insomma, nei negozi di dischi. Certo. Quindi sono un po' ovunque. E poi per i concerti sono appunto in costruzione dal 21 di aprile, della data di Napoli in avanti. Assolutamente. Ancora grazie Patrizia, come dico sempre, torna quando vuoi, sarai sempre nostra meravigliosa gradita ospite. Grazie di cuore, ciao. Ciao, ciao, e ancora una volta vi ricordo Patrizia Cirulli. Suoni nuovi. Bene, bene cari amici, continuiamo la nostra trasmissione ed è il momento dell'intervista all'artista in diffusione della settimana. L'artista in diffusione della settimana. Ed eccoci, eccoci in compagnia dell'artista in diffusione della settimana. Do il benvenuto ad Idola. Ciao Idola, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, ciao a tutti, eccomi. Ciao, ciao, ciao. Ricordiamo che Idola, il nostro amico Francesco, è stato votato dalla community di In Diffusione. Quindi questa cosa denota sicuramente un interesse, perché appunto è stato votato come l'artista in diffusione della settimana. E, insomma, Francesco, una bella soddisfazione sicuramente. Beh, sì, sicuramente. Io poi tra l'altro ho avuto contatti con In Diffusione per tutto il mio periodo artistico praticamente, perché ci sono sentiti più volte. E è bello insomma ritornare a far sentire il mio singolo anche qui e niente, sono molto contento, è una gran vittoria. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente ricordiamo agli amici all'ascolto che la community di In Diffusione insomma è sempre molto attiva e appunto vota settimanalmente l'artista che poi arriva qui su Suoni Nuovi. E appunto questa settimana è il momento di Francesco in Arte Idola. Dimmi un po', Francesco, come è iniziato tutto? Tu sei ovviamente giovanerrimo, direi, non giovanissimo, giovanerrimo proprio. Però tu già, diciamo, hai avuto contatti con la musica davvero da piccolo. Ho visto che già hai iniziato da 7 anni a essere addirittura un po' l'istrumentista. Raccontaci un po'. Sì, 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 io diciamo che ho sempre avuto questa passione, già da quando sono nato, e scrivevo canzoncine anche verso i 6-7 anni, capito? Certo. Poi verso 7-8 anni ho iniziato a prendere lezioni di chitarra, una cosa molto semplice in realtà, che poi si è trasformato in un periodo da autodidatta. Uh-huh. E poi ho iniziato a prenderle proprio a livello professionale, mi sono concentrato anche sul basso, poi so suonare anche le percussioni, so fare qualcosa con la tastiera, vabbè, ho fatto canto a fare a livello professionale e so fare qualcosa con la batteria, però a livello proprio professionale, ovvero gli strumenti nel quale mi identifico sono chitarra e voce e basso. Assolutamente. Quindi devo suonare. Beh, che è già tanto, è già tanto, assolutamente. E che ecco, sono sempre stato un appassionato, qualsiasi cosa suona provo a suonarla, ecco. Guarda, ti capisco molto bene perché abbiamo lo stesso vizio, anche io sono un polistrumentista, suono sia la chitarra, le tastiere, il pianoforte, strumenti a fiato, ed è un po' la condanna di noi polistrumentisti, poi ti ritrovi casa praticamente, a momenti escono i mobili ed entrano gli strumenti praticamente. Sì, esatto. Sì, a forza di comprarli c'ho lo studio che non posso metterci più niente. Come ti capisco. Mi piace, leggendo le tue note, e ho letto una cosa che mi è particolarmente piaciuta, che poi era ciò a cui accennavi tu poc'anzi. Inizi a scrivere le canzoni all'età di 14 anni e già nel 2020 esce il tuo primo singolo, Sei il silenzio. Dimmi un po', raccontami un po' di questo primo singolo, Sei il silenzio. Il titolo è sicuramente evocativo ed impegnativo, perché affermare sei il silenzio, insomma, è bello pesante. Sì, diciamo che io, come ti dicevo, ho iniziato a scrivere proprio a livello
Desiderio, le canzoni a 14 anni. Mm-hmm. E poi nel 2020, durante il periodo della pandemia, ho detto: ah, perché non farle sentire a tutto il mondo? E quindi ho registrato in casa, perché era il periodo del lockdown. Mm-hmm. E questo singolo, che tra l'altro, se me lo chiedi ora, non so neanche più come ho fatto, perché usai un computer brutto, una scheda audio da 50 euro, una cosa del genere. Ma tutti e abbiamo cominciato in qualche maniera, insomma. Sì, e quindi se tu vai a sentire il brano, praticamente sei il silenzio quella vecchia, perché tra l'altro è stato l'ultimo singolo che ha chiuso il 2022, l'ho rifatto uscire bene, sei il silenzio remix, quindi registrata in studio, fatta seriamente. Mm-hmm. Però ecco, registrai questo pezzo, che se tu vai a sentirlo si sentono i rumori più assurdi, si sentono le porte che si chiudono, tra l'altro ho pure sbagliato, c'è una cuffia, cioè sulla parte della cuffia senti la voce, sull'altra senti gli strumenti, insomma. Ma no, è una cosa artista voluta, ma che c'entra? È un effetto di mixer voluto, figurati. Praticamente ho registrato tutto in mono senza accorgere, però l'ho voluta far uscire perché insomma il primo singolo era quello che mi ha lanciato praticamente, che ha lanciato tutto il progetto Idola. Uh-huh. Era un singolo al quale tenevo molto, perché comunque periodo del lockdown, sei il silenzio, è una canzone molto profonda. Cavolo. Parla un po' di quel periodo dove eravamo un po' tutti soli e ci chiedevamo alle persone più care, insomma, per cercare di tirare avanti, ecco. Quindi è il pezzo che parla un po' di questo. Certo, e poi a fine 2022 l'ho riregistrato, ho fatto bene, è stato il mio penultimo singolo praticamente. Uh-huh. E che si chiama Il Silenzio Remix, pure questo disponibile ovunque. Uh-huh. Che è proprio al 100% il singolo che volevo, insomma, rende da merito a quello che volevo raccontare. Certo. Però ecco, quel pezzo che rimane lì nel 2020 è sempre un po' nostalgico, è sempre una cosa che vai a sentire e dici: cavolo, sono partito da lì e guarda dove sono arrivato, capito? Però io credo che nella sua, va bene, imperfezione, tutto quello che vuoi, si sentono i rumori di sottofondo, i frusci, il gatto che miagola, ok, ma credo che ciò che rende unico e particolare quel pezzo, anche con tutte le sue imperfezioni, sono proprio quelle imperfezioni, e non solo, è in realtà il senso profondo che poi ha principalmente per te quel brano, al netto del senso che possa avere per tutti gli altri. Poi io credo che alla fine, non so se tu sei d'accordo con questo, è vero che le canzoni sono di chi le ascolta, ma rimangono sempre pezzi di cuore di chi le scrive. Sì, decisamente. Io considero ai miei pezzi, sono molto, molto legato, sono praticamente quello che vivo e quello che sono. E quindi mi hanno chiesto anche tante volte di rilevarla, se il silenzio vecchia, perché ecco, magari essendo non era al pari ovviamente degli altri singoli registrati bene, però ho sempre detto no, perché ripeto, è una cosa che è successa, è una parte mia e voglio condividerla anche tra 20 anni, voglio che quella canzone rimanga. Assolutamente, assolutamente. Questo trampolino di lancio ti porta a collaborare chiaramente in tutta Italia. E nella primavera del 2021 esce un tuo singolo che io ho trovato, devo dire, molto particolare, però con un significato davvero, secondo me, da approfondire, che è Luna Park, l'incomprensione del mondo artistico da parte del mondo normale. Tu che fai la musica, tu che la scrivi, che la canti, che difficoltà, che incomprensione incontra un artista indipendente, un artista comunque emergente, tutto quello che vuoi, che problematiche incontra, che incomprensione incontra sul suo cammino? Guarda, io intanto ci tengo a precisare che Luna Park non si occupa soltanto degli artisti musicisti. Tra l'altro io quando la feci uscire mi travestì da clown, proprio perché è quello che secondo me rappresenta al 99% quello che voglio raccontare.
E è infatti proprio questo modo di vedere gli artisti, no? Diverso rispetto a come vedresti, per dirti, se io ti dico sono un musicista o sono un avvocato, per esempio, è ovvio che una persona che si trova davanti si fa accreditare magari, e questa cosa capita al 100% a un clown, no? Perché tu vedi praticamente il clown che fa lo stupido, fa cose... insomma demenziali, però poi si ritrova a essere un lavoro, si ritrova non è che lo fa perché lo è, capito? Quindi certo, c'è stata questa incongruenza con le persone e di come vedono i musicisti, e io mi sentivo i musicisti e gli artisti, e io mi sentivo in dovere, insomma, di parlarne un attimo, di spiegare che quanto valiamo, quanto sia importante l'arte in sé per il mondo, capito? Certo, assolutamente. Ovviamente tu facevi l'esempio del clown, e mentre lo facevi mi ricorda un'intervista che ha rilasciato Checco Zalone qualche tempo fa, che raccontava dei ragazzi, forse di una scuola, non mi ricordo particolarmente. Checco Zalone, se non erro, è avvocato addirittura, e lui diceva: voi mi vedete fare lo scemo, ma guardate che io ho studiato per fare lo scemo, cioè per fare il comico, la demenzialità, guardate che io ho studiato. Un po' come il clown alla fine, come dici tu, non lo fa perché lo è, ma ha sicuramente una professionalità da rispettare, senza ombra di dubbio. È proprio questo che intendo. Come musicista magari sembra facile dire bravo, la so cantare, anche perché ultimamente lo fanno un po' tutti, insomma, c'è chi ne abusa, però per io che ho studiato 14 anni di musica ti posso dire che non si può fare proprio se non lo sai fare, nel senso, ci vuole studio per tutto, proprio per l'arte, idem per scrivere, per mettere in scena un'opera teatrale, per fare il comico, ci serve lo studio, ecco. Certo, capito? Certo, parli con una persona, come dicevo, che io suono, insomma, faccio il cantautore, ho iniziato che avevo 4 anni, quindi figurati se non ti capisco. E in questo senso concordo molto con quello che ha detto Laura Pausini neanche 2 giorni fa, insomma un paio di giorni fa, a Radio Italia, quando ha detto: scusate se lo dico, ma qua cantano cani e porci. Vai a dare torto. Purtroppo sì, ultimamente, in realtà non purtroppo, perché c'è anche gente che è brava, però ecco, la musica è diventata forse troppo versatile, ecco, diciamo che molti ne abusano, c'è chi la usa con cognizione di causa e chi no, ecco. Io credo che sia l'accesso... L'accesso troppo facile alla piattaforma di distribuzione, a questo, a quello, a quell'altro, se hai veramente un talento, mi sta anche bene. È chiaro il fatto che ognuno deve seguire i propri sogni, eccetera, eccetera, però se fai un pubblichi un brano o una qualsiasi cosa, e poi, sai, ti ritrovi magari su Spotify con 7 ascolti, 9 ascolti, 10 ascolti, allora lì capisci veramente che ci sono artisti magari che hanno avuto 300, 400, 600, 800 ascolti mensili, 1000 ascolti mensili, e meritano. Poi ti ritrovi una pletora di artisti o pseudotali, insomma, che un attimino, non voglio dire galleggiano, ma... E credo che questo sia anche derivante dalla facilità di accesso. Cioè non c'è più un filtro. Ecco, secondo me è questo. Non so tu come la pensi. Beh, sì, per quanto riguarda gli ascolti, ecco, poi lì c'è un altro discorso a parte, perché volendo le puoi anche comprare. Ecco, vabbè, lo davo per assodato. Al 99% una cosa sul quale punto molto è fare i live, ma non perché non mi piaccia far uscire i singoli o farli sentire online, ma perché stare a contatto col pubblico, poter dire cose, spiegare come è andato un brano e poi farlo, non so, rende il tutto un po' più con un'anima, ecco. Certo. Quindi io punto tanto, e se devo dare un consiglio proprio a tutte le persone che fanno musica, ecco, puntare tanto sui live, perché sono la parte fondamentale della musica, secondo me.
No, no, ma assolutamente, assolutamente senza ombra di dubbio. E a proposito della questione ascolti di cui parlavamo poc'anzi, nel 2022 è uscito un tuo brano che era Piango Musica, con la K, sì. In collaborazione con l'artista Eros, ecco, in meno di un mese 20.000 ascolti. Questa anche è stata, credo, sì, un'altra bella soddisfazione. Quello è stato un periodo veramente bello, avevo... estate giornalistiche che mi scrivevano ogni giorno, live, 3 live a settimana, era un periodo veramente bello. Tra l'altro è anche stato il brano col quale vinsi, sempre su In Diffusione, l'artista della settimana. Quindi è stato un bel periodo. Piango Musica, tra l'altro, è una canzone che a me piace tantissimo, forse una delle mie preferite tra tutte quelle che ho scritto e fatto uscire, e quella più orecchiabile, quella che racconta anche molto seriamente, no? È un tema molto profondo, però è trattato con leggerezza, che è una cosa che poi a me tocca molto, insomma. Di solito le mie canzoni trattano tutti i temi importanti, ma vengono poi trattati con leggerezza, in modo da non rompere troppo le scatole, ecco. Ma però sì, questo fa la differenza, perché arrivi più facilmente, quindi è una bella, sì, cosa. Sì, quello sicuramente. Quindi ecco, il periodo di Piango Musica è uno dei periodi a livello musicale che ricordo veramente con una bellezza assurda. E quindi giustamente aveva un qualcosa di particolare. Sì, Piango Musica è stato un bel periodo, capito? Era un periodo in cui potevi raccontare tanto, facevi interviste ovunque. Certo. Pezzo che mi ha spinto, insomma, anche a livello molto più professionale, mi ha iniziato a dare tanti live, a dare tante persone che credevano in me, quindi... Sicuramente è stata una svolta importante per la tua carriera professionale. Sì, decisamente, è stato un po' quel cambio, no? Che ha portato veramente tanti cambiamenti, ecco. Certo. E così finalmente atterriamo al tuo ultimo singolo, 17 marzo, esce Vita Distorta. Un altro, sì, titolo bello, bello impegnativo, Vita Distorta. Perché? Allora, il pezzo, tra l'altro, come ti dicevo da Luna Park, il pezzo qui parla della visione al contrario, no? Ovvero di noi come musicisti vediamo il mondo. Poi io qui nel pezzo ne parlo a livello mio personale, di come io vedo le persone che mi ascoltano e tutto quanto, e risulta sempre un po' distorto, no? Perché sia quel mondo, quel modo di vedere la musica e tutto quello che è, no? Rispetto a chi magari non la fa e non se ne accorge delle interviste, di salire sul palco e fare musica, di avere un determinato mood, un determinato outfit. E quindi ecco, Vita Distorta è quel mio modo di vedere il mondo sotto gli occhi di un musicista. Sì, che alla fine, insomma, è questo mondo fatto di paillette, questo mondo fatto di ostentazione, ma è un mondo anche molto, molto, molto cattivo e senza troppe remore, insomma. Beh sì, è sempre un po' complicato, ecco, c'è una sorta di amo e odio, no? Certo, amo e odio. Certo, assolutamente. Francesco, guarda, è stata veramente una bella intervista. Io ti faccio nuovamente i complimenti per essere l'artista in diffusione della settimana. Prima di concludere, ricordaci dove ti possiamo ascoltare. Allora, potete trovarmi ovviamente su tutti Spotify, Amazon Music, YouTube Music, eccetera, come Idola. E su YouTube invece sempre come Idola, e su Instagram e TikTok, che sono quelli che attualmente sto usando di più e dove pubblico tutte le informazioni, come Idola Music _ Perfetto. Lì troverete, insomma, tutte le informazioni su quello che dico, le nuove uscite, i live, eccetera. Assolutamente. E allora io ti ringrazio nuovamente. Logicamente torna quando vuoi, le porte della trasmissione per te sono sempre aperte, lo sai. Grazie mille davvero, grazie a tutti, grazie a te per l'intervista, e è stato un piacere.
Grazie, grazie a te. Io ringrazio ovviamente la community di Indiffusione e vi ricordo come sempre www.indiffusione.com, generatori di opportunità, e ovviamente vi ricordo Idola con Vita Distorta. Suoni nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi, ma prima di salutarci vi voglio ricordare, per partecipare al programma diventate follower del mio profilo Instagram Il Giombagram e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. Stessa cosa se rappresentate un artista, siete un ufficio stampa, un'etichetta discografica di uno o più artisti o anche delle band, idem, scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione. E dal vostro Giomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao! Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.